Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di ETG Bologna. Ascoltate il lavoro. Con questo slogan la CGIL si è riunita oggi a Bologna con l'Assemblea dei Delegati in cui sono stati presentati 10 punti, 5 grandi temi da affrontare nel decalogo delle priorità per lo sviluppo del Paese, incontro preparatorio in vista della manifestazione dell'8 ottobre a Roma. Sul palco il leader Maurizio Landini ha richiamato tutti alla necessità di andare a votare alle prossime elezioni politiche. Vediamo questo passaggio. Non solo in questi ultimi anni il mondo del lavoro, le lavoratrici, i lavoratori, i precari, i giovani non sono stati ascoltati, ma che addirittura le politiche fatte in questi anni, e la dico così come la penso, in molti casi, sia governi di destra sia governi che si richiamavano alla sinistra, hanno fatto politiche che hanno peggiorato la condizione di vita e di lavoro delle persone. Quella che si è determinata in questi anni nel nostro Paese è una rottura tra il mondo del lavoro e la rappresentanza politica. E quando in un Paese come il nostro succede, come troppe volte sta succedendo, che la maggioranza dei cittadini e delle cittadine, quindi anche dei lavoratori e delle lavoratrici, dei pensionati e dei giovani, pensa che quando c'è da andare a votare non va a votare, io penso che questo sia un punto di crisi democratica che ci riguarda direttamente. E lo dico fin dall'inizio. Perché la democrazia, la prima regola della democrazia, tra le tante cose, è anche quello di partecipare quando c'è da votare per poter decidere e non fare decidere ad altri al tuo posto. E domani intanto gli studenti dell'Emilia Romagna torneranno sui banchi di scuola. I genitori sono alle prese in queste ore con l'acquisto dei libri. Molti sono coloro che quest'anno sceglieranno libri usati. Siamo stati quindi alla libreria Nanni in pieno centro a Bologna e sentiamo le testimonianze che abbiamo raccolto. Nerio Nanni, come stanno andando le vendite dei libri scolastici? Sono in linea abbastanza con gli altri anni, con una differenza che c'è maggior richiesta di usato. Quindi diciamo che l'80% degli studenti e dei genitori che vengono chiedono l'usato prima e poi il nuovo per quello che rimane. Cioè ce ne sono molti libri usati? Sì, la disponibilità dell'usato è notevole anche perché gli studenti hanno cominciato a venderli già da giugno, a partire da giugno, quindi abbiamo fatto una raccolta importante, c'è molta disponibilità di usato. Stanno andando bene, cercano molto l'usato e per noi è un core business, quindi siamo contenti. E diciamo che è abbastanza fluido, non si formano troppe file, quindi siamo contenti come sta lavorando. Ecco, lei ha comprato dei testi scolastici? Sì, testi per la prima superiore. Ecco, ha trovato tutto, li ha presi nuovi o usati? Ne ho presi una piccola parte usati, quelli che erano disponibili, e gli altri li ho ordinati nuovi. Sono venuta 2 o 3 volte a prenderli a rate e oggi concludo l'acquisto di tutto quanto. Ecco, è qui per prendere libri di scuola? Sì, abbiamo 3 figli e stiamo girando gli ultimi acquisti. Come li prendete tendenzialmente, nuovi o usati? Se si riesce usati, però dipende dalle richieste dei professori, insomma, possibilmente usati. Ecco, deve prendere dei libri di scuola? Sì, sì, li acquistiamo da qua da diversi anni. Li ha già ordinati oppure li... No, siamo alla ricerca affannosa, sperando di riuscire a trovarli. Sono delle materie più difficili da trovare di altre?
Beh, biologia, chimica sicuramente, sono meno comuni. Prende nuovi, usati? È un buon usato, direi che è un buon compromesso qualità-prezzo, visto che i costi sono eccessivi, insomma si va sui 400 euro per ogni anno scolastico, quindi se si può risparmiare ben venga. E voltiamo pagina, passiamo alla politica con i partiti impegnati in vista delle prossime elezioni. Protesta di Unione Popolare questa mattina davanti alla sede di ERA contro il caro bollette. La capolista di Unione Popolare alla Camera, Marta Collot, ha illustrato le proposte della lista per una tassazione efficace degli extra profitti delle compagnie energetiche per trovare le risorse necessarie a calmierare le bollette fatte schizzare alle stelle, sostiene Unione Popolare, dalle scelte di intervento in guerra del governo Draghi. Vediamo. È finita così, con lo strappo di un cartoncino che riproduceva una bolletta, la protesta che Unione Popolare ha organizzato questa mattina davanti ai cancelli della sede di ERA a Bologna in via Leberti Pisciat, una lotta, quella contro il caro bollette, che Unione Popolare porterà avanti anche dopo le elezioni politiche del 25 settembre, ha detto la capolista alla Camera, Marta Collot. Noi diciamo una cosa molto semplice, bisognerebbe tassare gli extra profitti delle aziende dell'energia che hanno speculato su questa guerra e su questa situazione al 90%. Con questo si potrebbe calmierare il prezzo delle bollette e dare sollievo ai tanti che in questo momento devono decidere se mettere insieme il pranzo con la cena, pagare le bollette o pagare l'affitto. Era già, sta pensando, valutando addirittura di chiedere un rimborso, quindi quella che dovrebbe essere una multi-utility che sulla carta dovrebbe essere pubblica, in realtà si comporta esattamente come qualsiasi azienda e in modo, sta facendo, sciacallando sulla pelle dei cittadini e delle cittadine di Bologna. Noi continueremo la nostra battaglia anche dopo il 25 di settembre, perché pensiamo tra l'altro che ci sia bisogno di una forza che sappia rappresentare gli interessi degli sfruttati, dei più deboli. La promessa che noi possiamo fare e che gli altri non sono in grado di mantenere è che noi ci saremo. Flash mob di Europa Verde alla stazione di Casalecchio, rappresenta anche il co-portavoce nazionale, candidato nel collegio uninominale che comprende anche il comune di Casalecchio, Angelo Bonelli. Ma sentiamolo. Ecco, perché qui alla stazione ferroviaria di Casalecchio? Perché qui, come nel resto di altri paesi dell'Emilia Romagna, ma in Italia, c'è un urgente bisogno di trasporto pubblico, di investimenti, di mettere i pendolari e chi usa il trasporto pubblico di essere trattati con dignità. Quello che chiediamo è che si arrivi a una cadenza delle frequenze ogni 15 minuti, che si facciano investimenti per i passanti, in maniera tale che i collegamenti, penso alla Porrettana, siano senza chi si deve fermare a Bologna, aspettare, risalire. Insomma, c'è una necessità di investire, perché qui ne va in gioco non solo la salute, la qualità della vita, ma anche l'efficienza del sistema economico. Con Letta ci siamo certamente sentiti, ci siamo chiariti, siamo alleati e se vinceremo saranno gli elettori e le elettrici a dirci che dobbiamo governare insieme. Come è accaduto in Germania, dove Verdi, liberali e socialdemocratici hanno fatto campagne divise anche su punti molto molto differenti, hanno poi negoziato un programma. Prima di tutto l'amore per il nostro paese, responsabilità di quella che noi abbiamo per il nostro paese. Sulla questione energetica però non la pensate allo stesso modo, diciamo, come con Letta col PD? Ma guardi che sulla questione energetica la pensiamo alla stessa maniera, nel senso che dobbiamo investire sulle rinnovabili, non si scappa da là, a che ne dica il ministro Cingolani, che è stato uno dei ministri peggiori della storia della Repubblica del nostro paese. Investire nelle rinnovabili, come sta facendo la Germania, la Spagna e il Portogallo, significa portare il nostro paese verso quell'autonomia energetica e significa abbassare il costo dell'energia. Chi vuole ancora puntare per i prossimi anni e per il futuro verso il gas, significa che vogliamo tenere il costo dell'energia elevato. Poi è chiaro, c'è una fase di transizione in cui il gas lo dovremo utilizzare, non c'è alcuna ombra di dubbio, ma se non costruiamo adesso questo processo di investimento verso le rinnovabili, noi condanniamo gli italiani a pagare l'energia ad alto costo, oltre a non affrontare la crisi climatica che tutti si sono dimenticati.
Chiudiamo la pagina politica, passiamo alla cronaca. Un'auto che dopo aver percorso via Sabotino nell'immettersi in viale vicini dirigendosi verso sinistra non rispetta la precedenza e un taxi che per evitare l'impatto finisce sulla aiuola, sparti traffico e urta abbattendola la segnaletica stradale. È la prima ricostruzione, come vediamo in queste immagini, di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di martedì mattina intorno alle 3 a Bologna. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale, non si sono registrati feriti gravi. Alcune persone sono state medicate dal 118 per prestare aiuto al collega coinvolto nell'incidente. Si sono fermati lungo il viale anche altri colleghi tassisti. E con la cronaca ci spostiamo in provincia. Tentato assalto al bancomat della filiale Emilbanca Credito Cooperativo di Budrio. Intorno alle 3.30 i ladri hanno cercato di inserire materiale esplosivo all'interno delle fessure dello sportello automatico di via Bissolati, la cosiddetta tecnica della marmotta. Sono stati interrotti dall'arrivo immediato dei carabinieri che, probabilmente allertati dal sistema di allarme, sono intervenuti mettendo in fuga i malviventi che sono scappati così a mani vuote. Voltiamo pagina ancora una volta perché dopo l'iscrizione tra i beni patrimonio dell'umanità cominciano gli esami per i portici di Bologna. Li chiede l'UNESCO che periodicamente compie un monitoraggio dei siti sotto tutela. Vediamo. A un anno dall'iscrizione dei portici della nostra città nel patrimonio mondiale dell'umanità, Bologna già deve prepararsi ai primi test da parte dell'UNESCO. Nel 2023 è infatti previsto un programma di monitoraggio che coinvolgerà anche il sito bolognese. Ne dà notizia il Comune di Bologna, che sottolinea come l'esame faccia parte della prassi UNESCO che periodicamente chiede ai proprietari o ai gestori dei beni tutelati una serie di informazioni e dati in modo tale che sia possibile fare un bilancio di cosa succede nei siti patrimonio dell'umanità. Nel frattempo prosegue il lavoro per inserire nel perimetro del sito anche la collina in cui si inserisce il portico di San Luca, un'operazione complessa, sottolinea Palazzo D'Accursio, che probabilmente coinvolgerà il comune confinante di Casalecchio che potrebbe essere inserito nell'area. Un altro filone di lavoro riguarda la pulizia dei muri e su questo, fa sapere il comune, si pone il tema di cosa cancellare, come e perché, considerando che non tutto è imbrattamento. Due mummie appartenenti alla collezione del Museo Civico Archeologico di Bologna fino all'8 ottobre sono in mostra a Bolzano dopo essere state sottoposte a partire dal 2019 a un importante e accurato lavoro di restauro e conservazione. Si tratta di due reperti unici nel loro genere. Scopriamoli insieme in questo servizio. Grazie a un progetto del Museo Civico Archeologico di Bologna in collaborazione con Eurac Research iniziato nel 2019, sono in mostra a Bolzano fino all'8 di ottobre due mummie egizie uniche. La più antica è quella di una donna vissuta nell'Egitto di epoca romana che presenta un sudario policromo prezioso. Si contano sulle dita di una mano quelle che al mondo hanno una simile copertura decorata. Quella più recente è di un bambino vissuto nel XIII secolo d.C. dalla ricca vestizione che per gli esperti è una rara testimonianza del rituale funerario egiziano medievale. Le due mummie sono in esposizione al Noi Tech Park nell'ambito della mostra Mummies, il passato svelato, grazie all'impegno dei ricercatori che hanno condotto importanti analisi e trattamenti conservativi. Dai magazzini gli studiosi dell'Istituto per lo studio delle mummie Alice Paladin e Marco Samadelli, insieme all'egittologa del Museo Bolognese Daniela Picchi, hanno avviato un accertamento antropologico e paleopatologico analizzando e trattando i tessuti. In collaborazione con l'azienda ospedaliero universitaria di Bologna, le due mummie sono state sottoposte alla TAC, un'indagine importante per conoscere il loro stato di salute, le cause della morte, le tecniche di imbalsamazione. Da Bologna, sistemati in contenitori in grado di mantenere la temperatura e proteggere i corpi da umidità ed evitare contaminazioni microbiologiche, sono state trasferite una al centro di conservazione e restauro di Venaria e l'altra, la mummia del fanciullo, a Bolzano. Le mummie saranno in esposizione fino all'8 ottobre, come detto. L'allestimento Mummies si svolge nell'ambito del 10° congresso mondiale di studi sulle mummie, che a Bolzano ha fatto il punto sulle ricerche umane relative ai resti antichi di tutto il mondo. Oltre 150 esperti provenienti da diversi paesi hanno passato in rassegna le tecniche più antiche di conservazione e di tutela.
E per lo sport, il tennis, perché oggi alle 15 debutta l'Italia in Coppa Davis all'Unipol Arena di Casalecchio, ieri l'esordio. Nella competizione toccato ad Argentina e Svezia davanti ad oltre 2.500 spettatori. Questo pomeriggio l'Italia, capitanata da Filippo Volandri, affronterà la Croazia con un super team formato da Berrettini, Sinner, Fognini e il bolognese Musetti. E ancora, sempre per lo sport, la nuova campionessa europea di pattinaggio artistico a rotelle si allena sempre a Casalecchio ed è bolognese. Si chiama Giada Luppi, appena 20 anni, medaglia d'oro ad Andorra nella specialità individuale femminile. L'abbiamo intervistata per sentire le sue impressioni dopo il trionfo. Sentiamo. Giada Luppi, campionessa categoria senior dell'Europeo ad Andorra 2022, non ti fermi più. Non mi fermo più, allora è andata molto bene, sono molto contenta perché sono riuscita a dare il 100% di me stessa, soprattutto nello short. Nel lungo invece posso ancora migliorare perché ho fatto qualche sporcatina, diciamo, però sono contenta perché è stata una bella trasferta, ho vissuto bene le gare, quindi davvero sono totalmente, la mia anima è positiva totalmente, quindi sì, è abbastanza dura soprattutto a livello mentale comunque entrare come primo anno senior con tutte le campionesse comunque già più grandi. Che stavolta coreografia super, quanto ci hai messo del tuo? Allora, lo short è totalmente mia la coreografia, quindi sì, sono anche davvero, cioè, totalmente felice di essere riuscita a portare bene sia la coreografia che la parte tecnica e ad averlo portato comunque a un europeo, la mia prima coreografia proprio montata da me, è già un'altra soddisfazione. Abbiamo visto i tuoi allenatori che ti incitavano costantemente e il tuo rapporto con loro. Allora, io il mio rapporto con Raffaello, che è il mio principale allenatore, è veramente molto buono perché comunque ci conosciamo da una vita, anche proprio un amico di famiglia. E poi il mio secondo allenatore è mia mamma, quindi perché poi lui è in Toscana, io faccio avanti e indietro, un po' faccio a Casalecchio con lei all'aperto e mi dà una mano assurda mia mamma, quindi diciamo che il rapporto è totalmente familiare sia con Raff che con, ovviamente con mia mamma. È un po' tosta, ma allo stesso tempo è una mano assurda, cioè io sono iper grata di averla a mio fianco sempre. Adesso Giada Luppi, bolognese, obiettivo è portare Bologna al mondo perché c'è il mondiale. Esatto, io sì, spero di riuscire a dare ancora di più di quello che ho dato ad Andorra al mondiale in Argentina. Ovviamente ci vado, cerco di andarci tranquilla, ecco, di essere serena a livello mentale, perché comunque la serenità porta anche ad essere cosciente, tenere la situazione sotto controllo in pista e poi spero vada bene, ovviamente mi allenerò, darò tutta me stessa e poi vedremo. Ecco, e per il momento è tutto, appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale, buon pomeriggio a tutti. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.